perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore, che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. È un sistema che funziona alla perfezione con quattro esterni che devono essere dinamici. L'allenatore avrà lavorato soprattutto sulle due linee di difesa e centrocampo, che non devono allontanarsi troppo tra di loro. In questo modo possono fare pressing o attendere l'avversario chiudendosi in difesa. Tutto dipenderà da come l'allenatore ha preparato la partita. Rizzo gioca con un pallone lungo, palla in out, ci sarà rimessa laterale. Parigini, Crescenzi, Parigini si lancia sulla fascia sinistra, ha spazio sulla fascia, può colpire. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Tiro molto potente ma impreciso. Rizzo. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Il portiere la spedisce su, pallone intercettato tempestivamente, l'azione poteva diventare davvero pericolosa. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario, 0-0. Cerca l'uomo là davanti, non può sbagliare. Prova a fare tutto da solo. Si ricomincia dal portiere. Lancio lungo dal portiere. Rizzo. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Allarga il gioco. Marsura para con grande sicurezza. Gaetano gioca una palla lunga. Bella apertura. Se ne va. C'è il retropassaggio. Rizzo. Fallo, calcio di punizione. Tenta di allontanare il pallone. Viani. Rizzo. Decidono di giocarla all'indietro. Passaggio in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa.
e il primo tempo finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Si ricomincia. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Marsura, non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Il portiere si oppone. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere gioco, il mister vuole cambiare qualcosa. Si fa trovare al posto giusto e allontana. La gioca in profondità. Bell'anticipo, pericolo sventato. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. C'è la palla lunga in avanti. Inserisce la difesa. Gaetano, c'è l'opportunità per il contropiede e trova bene il compagno. Traversone di nuovo lui, la mette in rete. È arrivato il gol del vantaggio. Ha trovato il tempo giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Sì, si è tuffato con il tempo giusto, davvero un bel gol. Si riparte dall'1-0. Una rete di vantaggio a questo punto è interessante. Devono scegliere se chiudersi di più o continuare a giocare come se non fosse cambiato nulla. Da lì prova a tirare. Il pallone è dentro. Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Doveva solo appoggiare il porta. È stato lasciato troppo libero. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone. Ma è riuscito a sfruttare al meglio di un'impennata perfetta. Del gol 2-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ma prova il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. In avanti verso il compagno, un pressing che non definirei asfissiante. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. Una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Decide di sfruttare la fascia. Pallone verso il palo più lontano. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Rizzo. Gaetano, qui può partire il contropiede. Colpisce. Hanno commesso una leggerezza e corso un rischio inutile.
L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione. Con due uomini diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Spattano ancora contro la difesa. Occasione per il contropiede. Viani. Pallone lungo in verticale. Palla prova a salire in aria. Fischio, il fischio che determina la fine della gara. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro.